Oggi si pensa che per avere la governabilità bisogna rinunciare a una parte di rappresentatività. Questo in realtà non è vero, perché la minore rappresentatività è il prezzo da pagare non per la governabilità, ma perché i poteri non sono separati. Con una vera separazione dei poteri noi potremmo avere il massimo possibile di rappresentatività e anche di governabilità. Inoltre la separazione dei poteri porterebbe a una sfoltita di tutti i parassiti e necessariamente quindi a una loro drastica diminuzione, una diminuzione delle dimensioni dello Stato. Dunque rappresentatività e governabilità non sono concetti alternativi, ma sono complementari e si possono realizzare insieme con la separazione dei poteri. Oggi si crede che ci sia la separazione dei poteri tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario. Ma in realtà questo non è vero, perché il potere legislativo e quello politico non sono separati, ma invece sono sommati e confusi l'uno all'altro. Questo accade perché oggi la legge non è più quel principio generale e astratto che dovrebbe rappresentare un limite non arbitrario al potere politico. Invece oggi la legge è la legge Fiat, il positivismo giuridico. Allora il potere legislativo dovrebbe essere quello di scoprire, custodire e difendere la legge intesa come principio generale astratto. Al contrario, il potere politico è invece l'approvazione di misure particolari e che oggi invece vengono chiamate leggi, dando a queste leggi Fiat la stessa autorevolezza e lo stesso rispetto che le persone per bene hanno per la legge vera. Mentre invece le leggi Fiat, al contrario della legge vera, sono l'espressione della volontà di chi detiene il potere politico. Dunque, l'attuale non separazione tra potere legislativo e potere politico è conseguenza di aver sostituito la legge vera con la legge Fiat. Con la separazione vera dei poteri, invece, il potere politico dovrebbe essere sottomesso a quello legislativo e ogni provvedimento particolare dovrebbe rispettare la legge intesa come principio. Ecco perché oggi la separazione tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario in realtà non c'è, perché il potere politico di fatto è illimitato, cioè non ha un limite non arbitrario. Ricordiamo, come abbiamo visto nei video precedenti, negli articoli precedenti, che anche il concetto di democrazia dipende dal paradigma concettuale, cioè se mettiamo al centro il concetto di legge come principio generale astratto oppure il positivismo giuridico. Quindi esistono due idee di democrazia opposte e incompatibili. Noi viviamo nella democrazia totalitaria, che è basata sulla legge Fiat e quindi sulla tirannia della maggioranza. Il potere politico è illimitato e per questo la chiamiamo democrazia totalitaria. Invece la democrazia è soltanto uno dei possibili sistemi politici compatibili con la sovranità della legge intesa come principio. Fatte queste premesse, vediamo perché la separazione vera dei poteri garantirebbe il massimo possibile di rappresentatività, di governabilità e anche una drastica riduzione dei parassiti. Si tratta della proposta costituzionale di Hayek, cioè separare il potere in due assemblee diverse, cioè due parlamenti diversi, un'assemblea legislativa e un'assemblea governativa. L'assemblea legislativa avrebbe la funzione esclusiva di scoprire, custodire e difendere la legge con la L maiuscola. Non avrebbe nessun potere di spesa né potrebbe interfacciarsi con il governo. Sarebbe costituita da studiosi e non potrebbero avere accesso i partiti a questa assemblea. L'altra, l'assemblea governativa, nel rispetto della legge custodita e difesa dall'Assemblea legislativa, avrebbe la funzione esclusiva di interfacciarsi col governo per amministrare lo stato minimo, in modo da approvare le misure e i provvedimenti particolari necessari a difendere la legge che è stata scoperta dall'Assemblea legislativa. L'Assemblea governativa non avrebbe nessuna voce in capitolo sulla legge, sarebbe costituita da politici e potrebbero anche avere accesso i partiti. L'assemblea legislativa sarebbe eletta attraverso un sistema elettorale estremamente proporzionale per garantire il massimo possibile della rappresentatività, mentre invece l'assemblea politica, che rimane comunque separata e sottoposta a quella legislativa, potrebbe essere realizzata con un sistema fortemente maggioritario, così da garantire il massimo possibile della governabilità. Comunque, essendo l'attività di governo limitata dalla legge difesa dall'Assemblea legislativa, allora non potrebbe essere discriminatoria. Quindi sarebbe un'attività di governo molto equilibrata. Ora vediamo chi potrebbe votare per quale assemblea. Chiunque abbia mai ricevuto a qualsiasi titolo denaro pubblico dovrebbe essere privato del diritto di voto per la sola assemblea governativa. E
e invece manterrebbe il diritto di voto per la sola assemblea legislativa. Lo si capisce con un esempio. Confrontiamo la situazione di un dipendente pubblico, tipo un impiegato della RAI, oppure un libero professionista come un sarto. Il sarto guadagna i suoi soldi vendendo i servizi sul libero mercato a chi li acquista volontariamente, invece l'impiegato della RAI ha un conflitto di interessi, ha un interesse particolare a non privatizzare la RAI, a non ridurre lo Stato e quindi a proseguire con la coercizione, le imposte e le tasse. Dunque, nell'atto di votare, l'impiegato della RAI potrebbe essere condizionato dai suoi interessi particolari, cioè ha un conflitto di interessi. E potrebbe essere più facilmente comprato con politiche che portino a un'espansione dello Stato. Quindi è doveroso privare l'impiegato RAI del diritto di voto per l'assemblea politica che ha il potere di approvare un'eventuale privatizzazione della RAI. Manterrebbe comunque il diritto di voto per eleggere chi deterrà il potere di difendere la legge, perché lì non ha nessun conflitto di interessi. Con questa proposta, quindi gli impiegati e tutti coloro che hanno ricevuto soldi pubblici esclusi dal voto per l'assemblea governativa, verrebbe progressivamente sempre più ridotta la capacità del potere politico di comprare i voti dei suoi elettori. Lo Stato necessariamente arretrerebbe, si ridurrebbe e quindi anche il numero dei parassiti. Oggi invece esiste una sola assemblea, che è il Parlamento, anche se è formato da due camere, dove sono concentrati sia il potere legislativo che quello politico. Quindi c'è un trade-off, e quindi un compromesso tra governabilità e rappresentatività. Oggi la separazione dei poteri è utopica. Chi oggi detiene sia il potere politico che quello legislativo non accetterebbe mai una vera separazione dei poteri, perché questo comporterebbe il limitare del proprio potere politico. Tuttavia è importante capire che il compromesso che ci viene detto fra rappresentatività e governabilità è solo una presa in giro.